Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono con mamma e papà, là dietro. Moto nuova, moto super stupenda, ovviamente Iris. Ci stiamo dirigendo verso Novi Ligure e niente, andiamo. Ciao. Ciao. Ci troviamo nuovamente nelle montagne dell'Appennino Ligure Piemontese, dove troviamo un gioiello naturale. È il Parco delle Capanne di Marcarolo, un parco istituito nel 1979 che si estende su un'area di circa 5.000 ettari, con una varietà paesaggistica straordinaria, oltre che ospitare una diversità pazzesca di flora e fauna. Il suo nome deriva appunto dalle formazioni rocciose chiamate capanne, che un tempo venivano utilizzate come rifugio dai pastori e oggi invece offrono un ottimo riparo per gli escursionisti. Il parco offre innumerevoli sentieri e quindi una delle sue esperienze più affascinanti è appunto l'esplorazione degli stessi. Vi immergerete nella natura selvaggia attraverso boschi, vallate, torrenti e panorami davvero davvero mozzafiato. La strada non è ottima, è un poco sparsa di buche qua e là, però il Parco delle Capanne di Marcarolo è un tesoro davvero davvero fantastico che merita davvero di essere esplorato in lungo e in largo. Ovviamente anche qui aleggia una leggenda. La leggenda della cappella nascosta, che narra di un gruppo di monaci che, quando si stabilì nel parco, quando ancora era inesplorato, costruirono una piccola cappella di legno dedicata alla Madonna come luogo di preghiera. La cappella, però, non era visibile agli occhi di tutti, ma a causa di un incantesimo protettivo lanciato dai monaci stessi, era visibile solo a chiunque fosse stato puro di cuore e in cerca di un rifugio spirituale. Solo coloro che si avvicinavano con umiltà potevano scorgere la sua sagoma tra gli alberi. Per secoli, infatti, secondo la leggenda, la cappella nascosta fu un luogo di pellegrinaggio per coloro che cercavano conforto. La cappella però un giorno scomparve misteriosamente e in molti credettero che fosse stata portata via dagli angeli, ma altri sostennero che si fosse nascosta tra le pieghe del tempo, pronta ad apparire di nuovo a coloro che ne avessero avuto bisogno. Ci tengo particolarmente a questo parco perché fu proprio il primo viaggio che avremmo fatto io e Iris insieme, i nostri primi chilometri. Quindi, quale migliore occasione se non per festeggiare gli 80.000 chilometri insieme? Bene ragazzi, anche questo video è praticamente terminato, vi lascio questi ultimi sprazzi di natura e nel frattempo vi saluto, anche perché a breve saremo a Novi Ligure e appunto prenderemo poi l'autostrada che ci riporterà a casa. Questa è stata una mia uscita come si deve, degna di questo nome dopo praticamente 3 mesi di inattività. Vi ringrazio ovviamente per aver guardato anche questo video, ne seguiranno altri come sempre tra 2 settimane e anche per quest'anno ho in mente 2 fantastici viaggi che non vedo l'ora di mostrarvi, ovviamente sempre in compagnia dei miei fedeli amici a quattro zampe. Farò, non so quando, ma lo farò, un video in cui vi spiego come io e mio papà abbiamo modificato il trasportino per renderlo migliore. Arriverà anche il video su come prendere la patente da privatista e appunto adesso che sto registrando questo video sono in procinto del rilascio del foglio rosa, quindi restate sintonizzati se volete appunto capire come funziona, i costi e tutto quanto. Mi raccomando, un bel mi piace, iscrizione al canale e campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei futuri video e noi ci vediamo tra 2 settimane sempre qui su questo canale. Ciao ragazzi.